Le correnti federaliste del risorgimento italiano erano maggioritarie sia all'interno dei moderati che all'interno dei mazziniani o sinistra storica. Lo dimostra uno storico che si chiama Romanelli, e amava un modello anglosassone, non il modello centralista giacobino francese. Cos'è successo qua? Si sono trovati di fronte ai meridioni. Quando ho scoperto i meridioni, come il risorgimento del federalismo non si può fare in Italia. Perché non si può fare il federalismo in Italia? Perché l'Italia, è stato detto per prima, è un paese debole e il federalismo è un sistema per stati forti. Il federalismo è un sistema che funziona in stati forti. Perché il federalismo si fonda su un principio fondamentale, cioè il principio di responsabilità. In Italia c'è corsa del potere e fuga delle responsabilità. Con la fuga delle responsabilità non si può realizzare nessun sistema federale. Quello che io ricordo a coloro che sono battuti per il federalismo all'italiana o in Italia è di aver trascurato una dimensione fondamentale del federalismo. Hanno voluto realizzare il federalismo nella sua dimensione comunitaria, subnazionale, e hanno trascurato il federalismo nella sua dimensione sovranazionale ed europea. E i risultati li pagano. E quando facevamo i primi dibattiti a Roma con Jovanotto Tosi, dicevo, finirete con gli altri partiti, e oggi sì, sono gli occhi di tutti quello che sta succedendo. Avendo dimenticato quella dimensione, oggi lo Stato nazionale, vedremo poi perché, li fagocita, li rovina, li manda la rovina. Il federalismo ha avuto una dimensione che è subnazionale, locale, cantonale, municipale, ad esempio Svizzera, ad esempio punto favore, sebbene è un federalismo nato per unire per unire più cantoni, per alcuni Svizzera un intervallo, e ci ha preso 800 anni per arrivare a questo, e senza la Napoleone potete non sarebbe mica arrivato, però senza un pericolo esterno. Poi c'è la dimensione invece sovranazionale europea, e Catania, che è stato fatto vedere prima, voleva gli Stati Uniti d'Italia e voleva gli Stati Uniti d'Europa, perché pensava che l'Italia senza l'Europa non si sarebbe salvata. E allora noi abbiamo tre tipi di opposizione per parlare in modo molto chiaro, anche se volete dogmatico, sono 10 minuti e non si può. Un'opposizione di governo, un'opposizione di regime e un'opposizione di comunità. Che cos'è che ci lega? Leggete il libro di Volta, non so se voi siete capaci di scrivere un libro scritto di mercato probabilmente, no? La rivoluzione. Lì ci sono citati, Albertini, Rossolini, no, i federalisti italiani, perché fino a un certo tempo di federalisti italiani, in Italia saranno solamente noi. Poi sono venuti fuori i federalisti e i federasti. Anch'io oggi in Italia, nessuno mi ha portato come Annibale da parte di Atruba e Oriano, ma fin da giovane l'Italia mi sta strada, la odiamo, ma con una differenza rispetto a costoro. Io volevo eliminare l'Italia per trasformare in portata della Federazione Europea, non per fare tre italiette, quattro italiette, cinque italiette, quella del nord e quella del centro, che producono altrettanti verbi con la provincia contro l'Italia. E allora, se l'Italia è, e lo si è detto prima con dei dati, prendo quelli, se l'Italia è un cadavere, nel cadavere nascono vermi. E la controprova qual è? Tutti sostengono che sono i partiti a rovinare l'Italia, noi federalisti europei sosteniamo invece che è l'Italia che rovina i partiti. L'Italia rovina i partiti. Li vediamo due, uno su fronte e uno sull'altro. La Lega. Italia dei valori. Ne prendiamo uno e uno, no? Nati con la volontà di governare la politica, i carceri, l'aria, eccetera. Riguardate il sito al capogruppo, non ricordo più qual era, il Consiglio elettorale delle Nazioni dell'Italia dei valori. E allora dal nostro punto di vista, l'unica, lo dicevo con forza, l'unica seria politica italiana, non fare nessuna politica italiana, è una politica europea. Dicevo quest'oggi in dibattito, è stato Roma, sotto Bodega, Campidoglio, che sarebbe la sovranità, il ministro Pochino, Moacro, Rodi, eccetera, eccetera, con Franco De Benedetti. Come sapete, il futuro di voi è stato ricordato prima di tutto. E stato un dibattito anche piuttosto vasto, no? C'è un confronto, liberismo, eccetera, socialismo municipale, tutte quante cose. Avanti, cioè, lui si occupava molto anche di Cernino, no? Voi pensate davvero
che l'Italia sia capace di combattere questo straordinario coacervo di interessi costituiti, la costituzione materiale del paese, di nuovo, e paragonabile ancora, perché alla guerra come la guerra, non c'è una politica, bisogna avere, salvare l'Italia, quella bella porcheria lì da 4 miliardi e mezzo, le quote latte per 1.004 miliardi, questo è il disastro che noi abbiamo oggi di fronte. E quel debito pubblico che ha continuato a crescere anche due governi che rappresentano la Lega, Noi pensiamo davvero che possiamo salvare l'Italia? Possiamo davvero trasformare l'Italia in una Repubblica Federale secondo il modello svizzero? Io sono abituato da 34 anni, faccio questa battaglia, a passare per l'utopista, eccetera, eccetera, lasciate di dire, no? Di fronte al dibattito, con tutti i limiti, e poi se c'è da fare dibattito lo facciamo dibattito. Prima Repubblica, Seconda Repubblica, adesso ci dicono, arriviamo alla Terza Repubblica, eccetera, no? Quando ho cominciato a ricordare, nel 1994, sono dei problemi anni più che abbiamo ancora lì, no? Sono passato da Prima Repubblica alla Seconda Repubblica, adesso d'ora in poi, ecco lo commentare, ecco la Seconda Repubblica. Noi terroristi siamo pensiamo che, vi ricordate, il classico della palla di lira pesante, siamo dimenticati di essere un pesante, la lira pesante si è stato l'euro, e che si è stato giusto se l'Italia ha partecipato all'euro, e poi abbiamo bisogno di raccomandare, se non si è dato la possibilità. E noi pensiamo che la vera Seconda Repubblica è l'Europa, sono alternative a questa Seconda Repubblica. Se volete accontentarvi dell'italietto, volete fare due o tre italiette, di nuovo c'è la discussione, secessione, secessione nuova, Padania, il nord, la madre regione, tutte quante queste cose. Di fronte a che cosa? Dottoressa, non credo di conoscere abbastanza bene, perché me ne sono occupato un pochino anche a livello teorico, la storia del federalismo svizzero è una grande storia. Ma la Svizzera oggi ha fatto due manovre. Uno, ha lanciato il franco, ha fissato il valore franco rispetto all'euro a 1,20 e da lì non ci si muove niente. Cioè la Svizzera ha riconosciuto che di fronte al mondo della moneta europea, se non vuole scomparire dalla scena, questo bene vicinale. Nel momento in cui l'India, la Cina, paesi con 1.300 milioni, 1.200 milioni di abitanti, noi pensiamo che le svizzere stesse si vedono con la Svizzera, la storia svizzera, la storia di Leningrado, che faceva comodo a tutti nascere così, compreso Hitler, che aveva potuto occupare, non ha occupato il Belgio, che ha occupato l'Olanda, ma di so, per fare quel po' che fare, invece di dire ma che era scrittore svizzero, no? Si può venire appunto la Svizzera appunto in quella condizione. Noi pensiamo davvero che oggi, di fronte a questo fenomeno che abbiamo colpito la usata, di globalizzazione, eccetera, possiamo salvarci proponendo una trasformazione dell'Italia impossibile e irriformabile, perché guardate tutte le commissioni, la commissione morte del passato, la commissione della leva, eccetera, altre che vengono fuori, il gruppo di Sandra che oggi stamattina parlava con Unida, noi pensiamo davvero che l'Italia si possa salvare così. L'unico modo per salvare l'Italia è eliminarla. Grazie. Ringrazio gli organizzatori, saluto a Zangaro Pagliarini con il quale abbiamo condiviso un po' di battaglie negli anni, per cercare di modificare quello che in effetti è modificabile in questo paese. L'unica via di uscita probabilmente è pacifica, cioè cominciare nei territori che hanno dimostrato di saper governarsi e anche di aiutare altri territori senza peraltro ottenerne grandi risultati, di cominciare a fare squadra. Però per farla bisogna comunicare, parlare, istruire, fare lezioni a scuola, bisogna parlare anche a bar, cioè bisogna fare squadra e bisogna sentirsi probabilmente tutti più veneti, tutti più lombardi, tutti più emiliani, se non comunque abitanti di territori che hanno dimostrato di saper autogovernarsi nonostante sia praticamente quasi impossibile farlo in questo paese. Io ho maturato questa convinzione che per via parlamentare è inutile attendersi cambiamenti epocali, anche perché purtroppo il paese è geograficamente posizionato in un sistema per il quale non riesce ad auto migliorarsi, nel
senso che quando ci sono 3, 4, 5 regioni che garantiscono il mantenimento del resto del paese, è difficile chiedere al resto del paese se partecipa ad una votazione dove nasce più libero l'autogoverno con i territori. L'intelligenza vuole che tutti dovrebbero abbracciare questa ipotesi, ma non è così, probabilmente non c'è il coraggio. Noi siamo riusciti anche a cambiare 50 articoli della Costituzione, di solito neanche una guerra, neanche tutto armato arriva a mettere mano pesantemente così a una carta costituzionale, tra l'altro senza toccare i principi fondamentali, solo la forma dello Stato. Adesso abbiamo un referendum e 9 cittadini del centro-sud hanno votato per che una cambiasse e uno su due ha votato contro anche in Lombardia, Veneto, Lombardia. Non che la proposta fosse bellissima e piena di proposte condivisibili, era il massimo che si poteva ottenere da quel sistema in forma di cambiamento. Dentro c'erano delle cose interessanti, ma però anche qua non ci crediamo. Allora, se per via parlamentare non si riesce ad arrivare, bisogna continuare a lavorare per coltivare quello che deve essere l'interesse e salvaguardia anche dei nostri interessi. Altrimenti, come succede da decenni, nei nostri territori prevale il fatalismo. È così, non cambierà mai niente, ci hanno abituato con sostituti di imposta fin da piccoli che ci lasciano parte del nostro salario, il resto non si sa dove va, non cambierà mai nulla. L'unico sistema, l'unica congiuntura probabilmente che riesce a sconfiggere il fatalismo sono le crisi economiche. Di solito la storia insegna che i grandi cambiamenti, quelli epocali che interessano le forme, le modifiche degli stati, non arrivano dai parlamenti ma dalle crisi economiche, noi ci siamo là. Però bisogna vedere chi guida poi questi processi, perché la storia è piena di positività e soprattutto negatività sotto questo aspetto. E quindi bisogna continuare a lavorare per informare. E io, tra l'altro, in aggiunta al buon lavoro che ci hanno proposto i relatori finora, ma probabilmente visto la platea di persone interessate a questi argomenti anche vortici e già conosciuta, è un lavoro organizzato in col patrocinio della Regione Veneto, proposto qualche anno fa da Union Camera del Veneto, che fotografava i costi del mancato federalismo nella nostra territorio e indicava allora un differenziale negativo in Emilia Romagna di 15 miliardi di euro, altrettanto era nel Veneto, in Lombardia sono tutte tutte. Erano 15 miliardi di euro annui che partono dal Veneto, fase diviso 5 milioni fra 3.000 euro a testa, adesso c'è qualcuno che dice che sono molto di più, ma limitiamoci di un anno fa, a Castelfranco Veneto noi contribuiamo con 90 milioni di euro l'anno, che è tutto il doppio del bilancio che abbiamo, che peraltro è rimborsato perché non così neanche più i soldi per pagare con le rate, stipendi, mutui, cioè le spese fisse. E questo il valore, che può sembrare veniale che si parla di soldi, in realtà bisogna parlare di libertà, di autogoverno, di capacità di modificare da soli il proprio futuro, però alla fine vediamo che se si riuscisse, non so in che modo, a trattenere nei nostri territori parte di queste ricchezze, molti di questi problemi sarebbero risolti, potrebbe fare tantissime cose. Si potrebbe anche affrontare la crisi economica mondiale. Perché se fosse così non lo sarà, per via parlamentare mai, ma un cassa integrato della Ferber che noi potremmo dare 25.000 euro al mese così, senza neanche mandargli a carta d'identità per un caso di tempo. E sono queste le entità numeriche, allora nessuno vuole tenersi tutto a casa proprio, perché l'aiuto deve esserci. C'era anche nella riforma costituzionale che avevamo proposto la garanzia del soddisfacimento delle esigenze fondamentali di tutti i cittadini italiani, perché nessuno vuole vedere venire gente fuori del pronto soccorso del Bari o di Palermo, in che senso ha, vuol dire anche se sono sociali tutte le mani tutti. Però anche queste proposte qua, anche quelle più logiche, vedete che faticano a partire, a raggiungere al di là delle ideologie, almeno un aspetto razionale della gestione della cosa pubblica, la spesa standard. Salta la maggioranza, salta il governo appena cerca di anticiparne l'inizio, pur mettendo un arco temporale abbastanza lungo, perché gran parte
della differenza dei costi per dare servizi, lo sappiamo, è generata del centro-sud soprattutto alla luce organici, perché in altre 4 volte in due notti là nessuno può procurare 1,5 milioni occupati domani mattina. Si prevedeva col blocco del turnover nell'arco dei 6, 7, 8 anni l'accompagnamento in modo da parificare, ma neanche queste cose qua non riescono a trovare l'assenso parlamentare. Io mi fermo qua.